Ha visto quando è uscito Anni a Regilla, sempre lì incastrato. Mi ha detto: ci aspetta, gira. Poi mi ha richiamato, dice: corri, corri, va giù. Che il collega sta a passi qua, l'hanno aggredito. Vabbè, dico: guarda, vado di corsa io, dico, cerco di fargli una mano a fa manovra. Poi magari mi dà una mano lui, però non entriamo dentro. Io ho capito dove stava. Sono andato, porco dio, piangeva come una creatura. Stavo piangendo, dico: ma che cazzo hai fatto? Stavo veramente ancora dove esci. La manovra l'ho fatta, Francesca, ma c'ho 20 anni d'azienda, mi sono fatto, guarda, io ne ho fatte 5, ti giuro, ho conto 5 manovre per poter provare a rimettere la vettura di lui, non ce l'avrebbe mai fatta. Io ho portato un motrice rimorchio, vengo da un'altra esperienza. Questa era gira, tremava nei gambi, c'è un omone grosso, mi ha detto: te devi mandare da qua, ma io non la posso fare, faceva un solo rito, poi non sono capace. Dice: mi ha acchiappato per collo, l'ha sbattuto dentro, c'ha i lividi addosso. Dice: poi gli ha preso il telefono, gliel'ha frullato, gliel'ha spaccato dentro all'autobus. Piagneva come una creatura. State calmo, state tranquillo, un bicchiere d'acqua, guarda, dico, scendimi un attimo, guardami solo quando vengo dietro se non più una macchina. Io ho levato, ho detto, dico, sbrigiamo a Nassene, ma non te muovi da qua, da senti le guida, dico, levamo se la viagna Regilla. E siamo ripartiti e siamo usciti sull'Appia, sulla prima fermata, io sono sorpassato, ho messo i 4 pezzi e l'ho fatto fermare. Ho chiamato sopra, mi ha risposto, insomma, quello dell'AVM che ci stavamo in contatto, che ha sentito, ha parlato con quello che l'ha aggredito a questo, e questo gli ha detto: a me mi frega un cazzo, io vengo te meno pure a te lassù, questo deve da muove, e gli ha tirato il telefono. E una cosa e un'altra, ho chiamato, dice: mo te passo l'audiero, ma passato c'ho l'audiero, tu chi sei? Me la fai? Ma che rapporto fai? Gli portarci vostri, gli ho detto, ci lasciate sempre da soli qua, siamo carne da macello, questo sta solo, l'hanno aggredito, sta a piagna come una creatura, lì non c'è che mai nessuno, tutte le volte dobbiamo andare a litigare con la gente, ancora che ci fate passare al lago negro. Poi è venuto Durella, ma un attimo, io stavo a Prenestina, al tempo d'arrivare, dico, Vince, io non ce l'ho con te che sei arrivato, pure troppo presto sei arrivato. Il problema è che lì non ci dovevamo passare, lì non ci potevamo rimanere da soli, questo poi è arrivato un altro, l'ha aggredito, te l'hanno sbuttato dentro, c'era un omone grosso, teneva spalle grosse, mo' agitato, dico, ma quanto c'è? C'è un mese fa sono entrato, piagna come una creatura, 74.000, te giuro sono agitato io, Franci, perché quello l'AVM faceva, corri, vai a dare una mano, corri. Oh, sono arrivato di corso, ho tirato il freno a mano, Franci, ma stava già come piagneva come una cosa, è tutto rosso in faccia. Mo' gli ho detto: ti devi fermare, state tranquillo, ci sono io, ferma, ti chiamo io il 118. L'autiero mi ha detto: io chiamo la polizia e tu chiama il 118. Gli ha pure strillato, gli ha detto: ma perché la chiamata la polizia? Io un via voce, dico: ma questo non gliela fa manco a parlare, ma non lo senti? Io mi denuncio io a tutti, non è possibile, tutte le sere sta tarantella, nessuno mai che ci aiuta, non manda questi punti nevralgici, come sapete che ci parcheggiano sti pezzi di merda, ma perché non ci venite mai a romper cazzo, a fare multe, invece nascondere gli secchioni a fare a porto si dormimo. C'ho le madonne francese, giuro su Dio, guarda, era arrivato l'altra sera l'altro po' ammasso Benigni, dico: Benigni, io prima te meno e poi ti chiedo spiegazioni, poi se ti capita te lo racconto, guarda, c'ho un veleno addosso, francese, solo Cristo lo sa, guarda.